Buongiorno, oggi siamo qui a Piedimonte Matese in compagnia del pugile Giovanni Camputaro. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno. Allora Giovanni, prima di parlare dei tuoi primi passi in qualità di pugile, sì, partiamo dalle tue origini, dai tuoi percorsi di studio e poi passiamo alla nascita della tua passione per il mondo del pugilato. Diciamo che io, per quanto riguarda le mie origini, sono di questa zona, di Gioia Sannitica, nata a Gioia Sannitica, in una famiglia più che altro contadina, e con piccoli sacrifici poi mi sono avviato nel cammino della boxe, ma più che altro per imparare un qualcosa di personale, ma mai a pensare che potevo raggiungere dei traguardi così importanti. Dopo alcuni giorni, mesi che stavo in palestra, il mio allenatore ha notato qualcosa di avvio e mi ha cominciato a far fare dei combattimenti, dei tornei. Riuscivamo sempre a testare, e così poi mi sono trovato lì e ci sono stato. E secondo te quali sono i piaceri e le difficoltà che può incontrare un pugile e quali sono quelle che hai incontrato tu? Diciamo i piaceri è perché hai delle grandi soddisfazioni in quanto sali sorridente ed esci vittorioso. E dei dispiaceri più che altro quanto o ti fermano qualche incontro per ferita oppure quando vai, si dice, nella casa del lupo degli altri ti possono rubare l'incontro, e questi sono dei dispiaceri. Ho capito. Adesso molto importante, ritorniamo negli anni 70, metà degli anni 70, parliamo della tua partecipazione all'evento dei pesi Montreal alle Olimpiadi estive del 1976. Sì, io sono, diciamo, l'attività mia è iniziata nel 73-74. Dopo un anno sono stato convocato in nazionale, dopodiché non hanno mai mollato nella mia categoria a tenermi sempre presente come primo test della mia categoria, e mi hanno poi pian piano tra i vari tornei che abbiamo fatto, internazionale eccetera, dove io ho dato delle grandi soddisfazioni, ho portato delle medaglie d'oro all'Italia, e quindi mi hanno garantito questa partecipazione alle Olimpiadi di Venezia. Allora, tra le varie gare, parliamo per esempio di alcune gare nelle quali hai avuto come avversari Pinna, Cirelli, Garcia, Gavino, parliamo di alcune di quelle che ti ricordi in particolare. Chiudiamo per quanto riguarda l'evento olimpico. Io sono uscito fuori dalla semifinale perché ho subito una ferita all'arcata nei quarti di finale e non mi hanno fatto idoneo per l'incontro di semifinale. Nonché la federazione mi hanno riconosciuto come medaglia di bronzo per non aver potuto partecipare alle altre gare. Dopodiché ho debuttato nei professionisti, nel 77 ho debuttato nei professionisti, ho fatto 4-5 incontri, dopo direttamente al titolo, sempre nel 77, con Claudio Tanta, sardo, dove ho conquistato il titolo italiano. Dopodiché ho difeso il titolo con altri vari pugili di bello spessore, tutti all'altezza di competere per il titolo italiano, e alla fine ho fatto due europei, e poi con il problema per l'arcata che si apriva sempre eccetera, ho rinunciato, ho dovuto appendere i guantoni, però mi sono ritirato con la fascia del campione d'Italia. Nel pugilato cosa significa divisione volare? La divisione volare fatta nel pugilato può essere intesa come volare che accedi subito agli obiettivi che potresti, nei traguardi che potresti arrivare, e tra questo io ho avuto delle grandi soddisfazioni perché sono arrivato subito ad accedere alla punta più alta dello sport, come l'europeo, come l'Olimpiadi. Ti sei dedicato ad altro, hai avuto sempre come interesse principale quello del pugilato? Diciamo che nel mio periodo, allora che facevo attività sportiva, mi dedicavo solo allo sport pugilato, anche perché il pugilato è uno sport molto sacrificato, sì. Bisogna stare sempre a impegnarsi tanto e allenarsi tanto e stare sempre sul sentiero di guerra, perché quando vai su ring sono botte, quindi o ci vai preparato
e se devi essere convinto di quello che fai, di quello che vai a fare, devi decidere mentalmente, diciamo, devi essere concreto, che nella tua mente devi dire: sono più forte dell'avversario, solo così puoi combattere l'avversario. Se ci sali mezzo mezzo non va bene, devi salire convinto da sola. Grazie ai miei maestri che mi hanno allenato, i miei allenatori che erano di grande spessore e mi hanno fatto raggiungere il livello. Allora io ringrazio il pugile Giovanni Camputaro per il suo tempo. Grazie. E ti auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata.